eccoci qua, Ridemo in Sima torna sempre, puntualissimo, tutte le settimane, e il Veneto è qua a sentare con gli altri. Però un po', di la verità, siamo qua, però sarà il 1° maggio. È vero, mamma mia ragazzi, avete fatto un sacrificio lavoratori. Oggi, Fabiana, la festa dei lavoratori, sono qua. Fermo pari e dispari. Sì. Alle bombe del canon, che fa pim pum pam. Ho vinto mi, non lavoro mi, raggete, festa dei lavoratori, eccomi qua. Bene, sono proprio felice. È un piacere stare qui, è tipo una festa lo stesso, alla fine noi ci divertiamo, è più una compagnia che si riunisce più che una festa, o no? Non per tutti, ero pensionato. Ma non è festa, non sono mio lavoratore. È festa tutti i giorni. È un ex lavoratore però. Più che ex lavoratore, ex che timbravo i cartelli. Ah, il lavoratore, la parola grossa. Non faceva niente? Facevo niente, ma ho fatto bene. Te sei veneti, cosa che diceva. Comunque Ade, fare comunque niente, fatto bene. Chi che faceva niente? Questo signore è sempre stato un po' pesato. In Veneto si diceva che aveva un braccio lungo, uno curto. Chi che si ricorda? Io non me ricordo. Non era per quelli un po' tirchi questa frase qua? No, no, braccio lungo, braccio curto vuol dire che non aveva voglia di far bene. Ah, ecco, quindi non lo sapevo. Va bene. Va bene. Va bene, dai, vediamo qualche servizio? Andiamo. Andiamo a vedere. Oh, mi giro anche a me. Benvenuti e bentornati, cari amici telespettatori, a Gente che conta, Fabiana smonta. Oggi una serata davvero particolare, frizzantina, moderna, come ci piacciono a noi. Infatti oggi abbiamo due ospiti, posso dirlo, davvero glamour. Allora, qui con noi abbiamo innanzitutto il signor... Fifana, lei è un noto produttore, non è vero? Produttore discografico. Sì, esatto. Infatti lei è il produttore discografico del nostro famosissimo, lo sapete cari amici telespettatori, Beppe Rap. Ecco, il famosissimo Beppe Rap. Beh dai, ci racconti un po' come ha fatto a scovare questo talento nascosto. Beh, diciamo che la prima volta che l'ho visto stava scaricando un camion di meloni e lui aveva iniziato a dire delle battute sui meloni. Dopo è passato un carro funebre e pure aveva fatto delle battute sui meloni. Sì, melone con poveretto che c'era dentro. Ma tutto rappando, quindi ho detto wow, però, questo ragazzo ha talento, ha detto. Qualsiasi cosa che passa riesce a fare le rime. Wow, e quindi lei ha preso e l'ha l'ho preso per le orecchie, perché in realtà un melone l'aveva lanciato proprio sulla mia auto e ho detto mo mi paghi. Immagino, quindi è stato proprio amore a primo melone, possiamo dire. Sì. Però da lì è nata sicuramente una grande amicizia, anche professionale. Sì, deve ancora risarcire tutti i danni, però è per questo che... Sì, beh, comunque adesso... sarete sicuramente in buoni rapporti, visto che adesso sicuramente le fa guadagnare molto questo Beppe Rap. Sì, esatto. Concerti, sagre, abbiamo sentito... Sì, soprattutto sagre. È molto richiesto il tournée. Bene, bene, qui abbiamo un'altra ospite invece molto particolare, non è vero, signor produttore? Sì, oggi esatto. È venuta qui proprio per lanciare uno scoop, cari amici, non è vero, lei è? Mi so, Monica Navarro. Monica Navarro. Se mi cerca su Instagram, Mo Na. Ecco. Mo Na. La signora... Con spasso in mezzo, Mo Na. La signora Mona, giusto? Mo No, con spasso in mezzo. Mona, con spasso in mezzo, ecco, è la fidanzata del nostro Beppe Rap. Per questo voglio ciaigo da mascherare la mia identità. Wow, quindi ragazzi abbiamo appena assistito a uno scoop. Bene ragazzi, per stasera è finita la puntata. Un saluto da FIFA e Mona. Ecco, bene. Mona, con spasso in mezzo. Con lo spasso in mezzo. Mona, grazie cari amici telespettatori, ciao. Ciao amici, eccolo qua, parlando prodotto che vi servirà sicuramente a tutti quanti, a tutta la famiglia, perché le grandi, piccini, piccoletti ancora, medi, tondi, alti, boli, biondi, tondi, per tutti insomma, non c'è nessun problema e nessuna controindicazione. Lei, cacca no, è il prodotto che poi risolve tutti i vostri problemi, perché sicuramente vi scoraggia in giro e che vi dà fastidio col vostro odore, schifo, cacca no. Basta telefonare ai numeri in sovraimpressione e noi altri lo saremo tanto
contenti del suo prodotto che mettiamo a faccia. Mi vengo a casa vostra, mangio fasoi, mangio seora, mangio tutto quello che vuoi, salame piccante. E dopo tolgo il cacanò e vi faccio vedere che non scoreso. E se la via faccia a cuo, non si preoccupate, che manca il suo posto. Ciao! Curioso fatto di cronaca in Riviera del Brenta. Un'anziana e facoltosa signora, proprietaria di una villa sul fiume, ha deciso di lasciare la sua consistente eredità, gioielli, proprietà immobiliari, conti in banca, eccetera, al pesce rosso che tiene nell'acquario di casa. Nonostante l'inutile insistenza dei parenti per farle cambiare opinione, la vecchia signora ha deciso di nominare un tutore. Tutore che non si è ancora trovato per le evidenti difficoltà di comunicare con il fortunato pesciolino. Molto interessante. Vabbè. Bello, mondo della musica. Mondo Fabiana. Della musica, abbiamo avuto uno scoop in diretta, possiamo sì, dirlo. Sì, sì, beh. Oh no, Beppe Rap. Sì. Abbiamo conosciuto la sua fidanzata, la signorina, come si chiama? Navarro. Il nome d'arte, vogliamo sapere il nome d'arte? Signorina? Monica. Ah, Monica. Sì. Monica Navarro, lei si fa chiamare... Ormai sa tutto il mondo. Mona si chiama, ragazzi. Lei è il suo nome d'arte, rispettiamolo, no? Lei come mai... Cioè, da quanto tempo va questa relazione? Va bene con la signorina sì, Mona? Sì, dai. Ma per lo caso, so. Quando le vede che dice, ah, la Mona qua, faccia la Mona... So, dobbiamo chiedere. È un nome d'arte, magari si dirà Mona. Mona con la cipolla francese o no? No, no credo che proprio in Veneto ha tante interpretazioni. Mi penso Mona con l'accento suo. Mona. Ma non lo sappiamo l'importante che sì, il Signore sia felice. Questa relazione come va? Va benissimo? Sì, mi manda tante volte. Comunque. Andiamo a vedere qualche altra. Sì, andiamo a vedere a casa là di accoppietta, altro che sta coppia qua. Qui è una coppia. Bianca, tome a copertina che ho freddo già oggi. Tesoro, che è lì in parte? Tome a te, non farò mia ste fatiche qua, mettemi a te. Va bene, dai, su, tira su i bracetti, dai. Olla, olla, che sta caldi se non c'è, certo amore? Che sei, a te mi giù, messa mai. Alzate e mettemi a posto, a me pare storta. Sei da piegare. Vagomi, certo. Ecco, così te va bene? Sì. Un altro pochetto. Va bene così? Così va bene. Va bene, caro. Agostino, ma tu me un gotto di acqua. Va bene, amore mio. Tesoro, adesso vado a torte. Ma che faccia debite, raga? E ride anche. Chissà che sogno che sarà di fare. Vino, sveglia! Ma che ti ho portato il gotto di acqua? Il gotto di acqua? Ma sei tu il bambino? E era un sogno, ma sapevo gli era. Ha messo a sognare che te comandavo e te me ubbidivi e che te me chiamavi tesoro. Per te gli era un sogno, ma per me gli era un incubo. Tesoro, non tengo altre robe da sognarti. Però, visto che siamo in casa da sui, mi e te, e che siamo bloccati, te potresti essere un po' romantica. Romantica? Chiamami tesoro! Tesoro? Amore! Amore! Gino, a te che spara grossa stavolta! Che brutto sto anno, brutto sto anno. Anno bisesto, anno senza sesto. Pi senza sesto di questo? Gino, c'è il suo caffè? All'ultimo anno aspettiamo insieme e a mezzanotte acchiappiamo due bottiglie di vino e acchiappiamo una baia e speriamo che l'anno prossimo sia più buono.
E anche a te? Io no. Certo che ho deciso, voglio fare un fioretto. E proprio per provare che vaga meglio ste robe. Voglio fare un fioretto e cercare di essere più buona con te. Come? Voglio provare, speriamo che vaga meglio le robe con sto fioretto. Ah, che so sveglio! So sveglio! Che provo, dai! Che provo, anche a me! Bianca, metto torme un gotto di acqua! Sì, dai, adesso mi alzo da un gotto, certo! Bianca, stetto ben!